Se il Vallo di Diano esulta alla notizia di una possibile riapertura del Tribunale di Sala Consilina, Lagonegro impunta i piedi e richiama tutti ad un maggiore senso di responsabilità. Due posizioni contrastanti riemerse all'indomani della relazione redatta dai senatori che fanno parte della Commissione Giustizia del Senato, un documento che pone in evidenza i motivi in base ai quali si renderebbe necessario un passo indietro rispetto alla chiusura del Tribunale Salese dettata dal piano di riordino della geografia giudiziaria italiana, ritorno in vita del presidio di Via Tressanti e potenziamento di Lagonegro, che secondo le nuove previsioni dovrebbe assorbire parte dei comuni che attualmente fanno parte della giurisdizione di Potenza per un totale di ulteriori 23.063 residenti, tali da giustificare la non chiusura. Al momento il parere della Commissione Giustizia del Senato prevedrebbe per la Sala Consilina sia il reinserimento nel distretto di Corte d'Appello di Salerno, sia l'assorbimento di altri comuni che attualmente afferiscono alla sezione distaccata di Eboli. Io non so a questo punto che senso abbia avuto emanare un decreto legislativo che è stato applicato e nello stesso tempo ha avuto anche la sua piena realizzazione, per cui mi sembra veramente un atto sciagurato, quello, per non dire scellerato, quello che si sta ponendo in essere, perché ai processi di riduzione della spesa e quindi alla spending review di cui tanto parliamo e abbiamo parlato in questi mesi, non facciamo altro che aggravare di ulteriori spese il sistema giudiziario, in quanto questi stessi arredi e fascicoli adesso dovranno essere ritrasferiti da Lagonegro a Sala Consilina. Il sindaco di Lagonegro, Domenico Mitidieri, di fronte a questa possibilità auspica un intervento del Presidente della Repubblica. Penso e ritengo che sia una follia. Parliamo di cose che insomma sono difficili ad avverarsi. Spero tanto che il presidente Napolitano, ma anche il ministro Cancellieri e tutto il governo nella sua interezza non presti il fianco a queste sollecitazioni che hanno solo ed esclusivamente una valenza elettoralistica. Mitidieri poi, nel rielencare tutte le spese finora sostenute, rimarca sulla necessità di un ravvedimento delle parti. Abbiamo speso dei soldi, tra i quali anche quelli assegnati dalla Regione Basilicata al Comune di Lagonegro per ristrutturare e rendere efficiente l'immobile dell'ex municipio di Via Tribunale, sul quale abbiamo investito ed è venuto veramente insomma accogliente e tale da poter soddisfare le esigenze sia di coloro i quali lo abitano per il lavoro che svolgono e sia per gli utenti che devono servirsi alla giustizia. Spero tanto che insomma ci sia veramente un ravvedimento su questo anche da parte dei membri della Commissione Giustizia, perché ripeto, sarebbe veramente un atto indicibile e inenarrabile comunque.